Sicuramente la possibilità di poter usufruire di energie rinnovabili si configura più come un'opportunità che come un rischio, ma come in tutte le cose, ovviamente, ciò è una reale opportunità se si applica con un po' di intelligenza, un po' di buon senso. Ovviamente, pur utilizzando un'energia rinnovabile, il beneficio lo si ha se non si va a detrimento, a depauperamento di quello che è il territorio, fondamentalmente. Per cui le opportunità che le energie rinnovabili offrono sono moltissime, sono altro perché svincolano questo mondo, il nostro mondo, da quello che utilizza l'energia fossile, e questo è un grosso vantaggio. Può essere anche un vantaggio sotto il profilo territoriale se se ne fa un uso sufficientemente intelligente. Ad esempio, tutta la forestazione che in questo momento sta invadendo i territori alpini, e parlo del territorio dolomitico, una forestazione che è molto più intensa di quanto non fosse stata in passato, necessita di una regolamentazione, necessita di uno sviluppo anche a fini energetici, che può trovare in ciò non solo un vantaggio energetico, ma anche il vantaggio territoriale di poter risistemare un territorio che altrimenti, anche sotto il profilo turistico, potrebbe non essere eccessivamente appetibile proprio in virtù di questa eccessiva forestazione che c'è. Io mi rilascio a quanto detto un attimo fa, nel senso che se ogni passaggio è fatto con criterio e con buon senso, ogni adattamento che si può fare al territorio credo possa essere ben concepito e ben gradito dalla popolazione. Allora, un eccessivo sfruttamento, se parliamo dell'idroelettrico, è un malfatto sfruttamento, come spesso è accaduto, portano delle gravi conseguenze anche di impatto sull'ambiente e sulle persone che vivono sul territorio. Ma se questo è visto con un certo ordine, con una certa razionalità nella sua organizzazione, può diventare ed è un'opportunità, come lo può essere e come lo sarà assolutamente un riordino fondiario di tutti i boschi, un riordino fondiario di tutto il patrimonio boschivo che c'è sul territorio dolomitico, perché effettivamente con l'avvento dell'industrializzazione, con gli anni 60, 70, 80 in Italia, è stato abbandonato il bosco in queste nostre terre e necessitiamo di riprenderlo sia sotto un profilo paesaggistico, ma anche sotto un profilo energetico, ma anche sotto un profilo di immagine del territorio, di immagine turistica. Lavorando in sinergia e mettendo a sistema queste tre necessità, riusciremo a fare qualcosa che risulterà essere molto gradito allo stesso utente che vive sul territorio. Anche qui torno su quanto ho appena detto, in particolar modo nel territorio dell'Unione Montana Gordina, un territorio molto aspro, acclive, con forti pendenze e con aree boscate difficilmente raggiungibili. Fatto questo, che nel tempo ha scoraggiato le persone a entrare nel bosco, sia per produrre legnatico per la combustione personale, sia per produrre legname per le costruzioni. Da questo progetto ci attendiamo la possibilità di rivalutare tutto quello che è il patrimonio forestale, patrimonio boschivo di questi territori, per poter studiare un effettivo utilizzo di tutta questa biomassa, di tutto questo patrimonio, perché necessitiamo sia di incanalare queste risorse attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile, come abbiamo detto, ma come ho già sottolineato, necessitiamo anche di far sì che questa operazione si configuri anche come un miglioramento fondiario del territorio, quindi come un miglioramento del processo d'immagine. Gli strumenti che il progetto
ci metterà a disposizione sono proprio quelli di poter valutare in ogni situazione l'applicabilità o meno dei modelli per l'utilizzo di questa materia prima che abbiamo. Quindi dei modelli decisionali che riteniamo siano fondamentali prima di poter operare qualsiasi scelta per quanto riguarda la pianificazione territoriale, non intesa come pianificazione urbanistica, ma pianificazione della risorsa naturale presente sul territorio.